Nuovo arrivo in casa rossoblu dal Belgio è arrivato Noé Dussen, difensore classe 92. È 1,91 m di altezza, è un difensore centrale ma gioca anche sulla parte destra dell'area. Nell'ultima stagione ha giocato nelle fila del Mouscron, ha totalizzato 28 presenze segnando 6 gol. Il calciatore arriverà già in giornata per mettersi a disposizione di mister Nicola. Per questo inizio di stagione Dussen ha siglato un contratto triennale che lo lega alla squadra rossoblu fino al 30 giugno 2019. Intanto il Crotone prepara la partita di domenica. Si giocherà a Pescara il primo match casalingo tra virgolette con il Genoa. L'ex allenatore rossoblu Ivan Juric, che ieri ha festeggiato il suo compleanno, ha detto che sarà onorato di incontrare i protagonisti di un miracolo e che lui non pensa al passato e non si è lasciato male con la dirigenza rossoblu. Sono state rese note le designazioni arbitrali per questo secondo turno di Serie A. Crotone Genoa è stata affidata a Nicola Rizzoli. È stato già 9 volte a dirigere il Crotone, l'ultima volta nel campionato 2009-2010, si trattava di Cittadella Crotone in Serie B terminata 3-0, i precedenti con il Genoa, l'ultimo risale la stagione scorsa, Carpi Genoa, con la vittoria della squadra di casa per 4-1. Prima di chiudere, una notizia che ha dato veramente tanto orgoglio a tutti quanti noi: il Crotone ha deciso di devolvere l'incasso netto della gara di campionato tra Crotone e Genoa come segno di solidarietà e vicinanza alle persone colpite dal terremoto del 24 agosto. Siamo profondamente addolorati per questa ennesima tragedia, ha detto il presidente Raffaele Vrenna, ma allo stesso tempo vogliamo fare qualcosa di concreto per aiutare queste popolazioni. Tutti i crotonesi, calabresi e gli abruzzesi che decideranno di venire a vedere la partita contribuiranno ad aiutarci in questa nostra iniziativa di solidarietà.